Sino all'8 dicembre, negli spazi dell'ex Palazzo del Governo in Piazza Duomo, è aperta al pubblico la mostra In viaggio con Toscana Arte, fermata a Pistoia. Una collettiva di 27 artisti che fanno parte di Toscana Arte Giovanni March, una compagnia la cui storia inizia a Livorno alla fine degli anni 70 su iniziativa di un artista scomparso nel 74 che incoraggiava giovani pittori a intraprendere un percorso artistico. All'inizio la compagnia si chiamava Livorno Arte per poi ribattezzarsi Toscana Arte quando vi aderirono pittori di Pistoia, Lucca, Pisa e Firenze. Col tempo nuove generazioni si sono aggiunte alle file dell'associazione che prosegue il suo cammino grazie a pittori che pur con grandi differenze tra i loro stili mantengono come punto di riferimento la figura del fondatore Giovanni March. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 9.30 alle 13 e dalle 15.30 alle 19. Pistoia è una città molto florida riguardo dell'arte, di tutte queste opere, è molto sensibile. Pertanto mi sembrava una bella occasione perché noi potessimo godere di una mostra fatta come io l'avevo vista a Livorno. E pertanto ci siamo messi in contatto con le istituzioni. Le istituzioni hanno visto le idee, gli sono piaciute e hanno deciso che era una bella cosa da fare. Una collettiva interessante con ovviamente mani diverse. Dietro di noi abbiamo due dipinti che rappresentano bluesmen, perché questo è proprio l'incontro casuale che ho fatto io con il presidente dell'Associazione Toscana Arte, in quanto doveva partecipare qui a Pistoia alla street art del blues del 2019. E da qui è nata la proposta e quindi l'accoglimento da parte dell'amministrazione di concedere questi spazi per questa bellissima mostra.